Ciao da Clelia, è arrivata la stagione delle piogge e non sapete dove mettere i vostri ombrelli? Beh, un portaombrelli è quello che fa il caso vostro. Il portaombrelli, nella sua funzione più classica, non rappresenta solo un valido accessorio per riporre gli ombrelli bagnati non appena tornati a casa, evitando di bagnare o sporcare il pavimento, ma col passare del tempo è diventato anche un vero e proprio must-have dell'arredamento. Disponibile in tantissime forme, colori, modelli e materiali, oggi i portaombrelli riescono ad unire efficacemente funzionalità e design, moda ed eleganza. Ovviamente i portaombrelli non sono tutti uguali e per questo motivo oggi andrò ad elencarvi i punti principali che dovete tenere in considerazione durante l'acquisto. Cominciamo! Numero 1. Design. La scelta di questo aspetto non riguarda solo il proprio gusto personale, ma è finalizzata anche ad un'efficiente gestione dello spazio a disposizione. Le forme e le dimensioni sono variabili proprio per offrire soluzioni differenti in grado di soddisfare ogni esigenza. Ad esempio, se si ha a disposizione uno spazio ridotto, la scelta di un portaombrelli salvaspazio offre due vantaggi. Ottimizza l'area in cui viene collocato ed è molto più discreto. L'unico svantaggio è che naturalmente la scelta di questo modello inciderà sulla capienza complessiva. Numero 2. Materiale. Se gli stili sono molteplici, lo stesso si può dire dei materiali, che nelle possibili combinazioni offrono molteplici possibilità. Quelli scelti maggiormente sono in plastica, metallo e legno. Poi vi sono anche quelli in rame e ottone. La plastica è il materiale più economico e versatile. Il metallo, meglio se acciaio inossidabile, offre modelli più solidi e duraturi. E con la verniciatura si possono trovare modelli di ogni colore. Il legno invece è quello più raro da trovare. Numero 3. Colore. I colori più utilizzati per i portaombrelli sono senza dubbio il bianco e il nero. Questi colori sono di fatto quelli che si possono adattare a moltissime tipologie di arredo, mantenendo una linea essenziale e discreta, ma allo stesso tempo elegante e piacevole. Altri colori molto diffusi sono quelli del materiale originale con cui vengono costruiti i portaombrelli, come color legno, rame o acciaio. In commercio esistono comunque portaombrelli di ogni possibile tonalità cromatica, dai modelli monocromatici fino a quelli ricchi di fantasie e illustrazioni. Questo è tutto, potete trovare il portaombrello perfetto per voi su bpmpower.com, cliccando sul link riportato qui sotto in descrizione. Se il video vi è stato utile, mettete un bel pollice in su, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Ciao e alla prossima!